Torniamo sulla giornata Mi illumino di meno, tante le iniziative organizzate da comuni e anche dalla Fondazione Gran Paradis. Tutti carichi per Mi illumino di meno. Sono soprattutto i bambini a riempire il centro visitatori di Rennes Notre Dame per una serata dedicata a quel cielo che troppo spesso dimentichiamo di guardare. Prima la lezione dei ricercatori dell'osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy, poi quando Venere e le stelle cominciano a sorgere sopra il profilo delle montagne, due passi nel buio per l'osservazione guidata con Davide Cenadelli a raccontare quanto l'uomo ha scoperto in migliaia di anni con il naso all'insù. Potete vedere in questa zona di cielo la costellazione di Orione, probabilmente la più spettacolare di tutto il cielo. Le stelle che la costituiscono sono luminosissime e hanno nomi famosi. Là, in alto a sinistra vedete, brillante, di un bel colore rossastro, Betelgeuse. Uno spettacolo, eppure bastano le luci di una grande città per cancellarlo. Le luci vanno puntate verso l'alto o verso il basso? Verso il basso. Perché se le puntate verso l'alto che succede? È uno spreco di energia. I bambini lo sanno bene, eppure a giudicare da queste foto scattate dall'astronauta Palonespoli, recente ospite della San Rock, gli adulti, e in particolare gli italiani, sembrano essersene dimenticati. Se le luci delle nostre città si vedono anche dallo spazio, vuol dire che la luce dei lampioni va verso l'alto dove non serve, vuol dire che metà della luce dei lampioni non serve a nulla, è sprecata, gettata verso l'alto, e siccome quella luce non è gratis, ma la paghiamo con le nostre bollette, il risparmio energetico serve prima di tutto per la salute del nostro portafogli, e se poi la luce viene utilizzata bene mandandola dove serve verso il basso, possiamo anche ammirare le stelle. Cosa si può volere di più?